Ciao a tutti ragazzi! Cosa poteva accadere di più brutto un venerdì 17? È morto l'iPad. Tra l'altro ho preso una in garanzia perché tipo la batteria era... Allora, però adesso vi spieghiamo meglio mentre andiamo alla posta, dato che ovviamente siamo in ritardo all'appuntamento, quindi ora ci muoviamo e vi spieghiamo tutto fra poco. Andiamo! Praticamente il nostro padre aveva la batteria che non leggeva assolutamente, esatto. Si spegneva. Un giorno l'abbiamo messo pure in carica qualche ora e non si accendeva più, eravamo anche spaventati, ma vabbè. Che tra l'altro il giorno dopo è successo pure col mio telefono, quindi wow. Abbiamo deciso di cambiare solamente la batteria perché l'iPad comunque alla fine funzionava bene, eccetera. Non abbiamo cambiato il modello di iPad, solamente la batteria volevamo cambiare. Siamo andati all'Apple, abbiamo preso un appuntamento, vi ho spiegato il problema, ma alla fine non ci hanno fatto cambiare la batteria, ma ci hanno direttamente dato un nuovo iPad. Ci hanno fatto pagare solamente la batteria nuova, che va circa 107 euro, quindi non tanto, e fin qui a posto. E l'abbiamo preso ieri, venerdì 17. E la stessa sera, la mattina comunque, intorno a quando l'abbiamo preso, l'iPad si spegneva, si accendeva, si riavviava da solo e non avevamo capito cosa stava succedendo. A un certo punto è successo questo, vi lasciamo la foto. Ma ragazzi, ma che cavolo è successo? Cioè, dammi, guarda. Che strano! Non penso sia una cosa abbastanza normale. Direi, guarda. Non ho mai visto io una roba del genere. Assurdo. Sì, è successo proprio questo e si è super fallato le palle. Quindi abbiamo ripreso appuntamento da Apple, infatti stiamo andando e vedremo cosa ci dirà. Comunque ragazzi, è da circa 4 giorni che stiamo aspettando il nuovo iPad e non potevo neanche giocare e neanche non potevamo neanche editare i video e avere quelli che non abbiamo postati per molto tempo. Tantissimo. Dunque siamo un po' in ritardo con la pubblicazione. Perché stavo correndo, perché se mi strae in ritardo. Ma ragazzi, aspettiamo cosa ci dice e si spiega. Non ho avuto. Proviamo a cercare il sito su YouTube. Ok, Safari. Olly e David, cioè me e mia sorella, e abbiamo raggiunto di iscritti 14.800. Piacere raggiungere i 100.000. Ciao. Guardate com'è diventato. Matrix. Allora ragazzi, alla fine nulla è andato e dobbiamo solamente aspettare la mail che ci arriverà da Apple, così potremo andare a ritirare il nuovo iPad che ci daranno in garanzia. Comunque avete presente la prima foto che vi ho fatto vedere dell'iPad? Quando eravamo alla Fessore è successo di tutto, è diventato viola, non so cosa è successo. Esatto. Comunque ragazzi, noi ci vediamo al ritiro. Ragazzi, finalmente siamo di nuovo ore dopo una settimana e stiamo andando a ritirare l'iPad, sperando che questa volta però funzioni, spero. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati all'Apple Store. Da dove si toglie? Ora ragazzi, vediamo se parte, facciamo tutto. Quindi. Abbiamo appena finito di configurarlo, allora proviamo a vedere se va. Ovviamente ho aggiunto già la mia impronta. E va. Benissimo, bellissimo. Cioè, è come il piano nuovo, però... Oh ragazzi, stiamo cenando. Mio papà ha preso il kebab e anche mia mamma e mia sorella il merito. E io ovviamente poiché si mangia. Ciao.